Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti nel mio secondo canale. Oggi nuovo video, cosa mangio in un giorno. Che mi piacciono tanto 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 questi video. Infatti proprio l'ultimo video ha avuto un sacco di like, quindi subito ne ho fatto un altro. Mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale se ancora non siete iscritti, perché questo è il mio secondo canale dove faccio tante ricette di cucina, ma non solo, tanti consigli per stare in forma e prodotti da supermercato. Oggi, come potete vedere rispetto agli altri video che vi ho fatto di cosa mangio in un giorno, sono anche truccata stranamente, perché veramente devo uscire di corsa, quindi mi sono preparata. Però come al solito c'è la mia vestaglietta, quindi sto comunque una versione casalinga davanti al mio alberello di mandarini. Ho fatto questo trucco molto molto carino, non so se vi piace. Comunque iniziamo subito. Oggi è una giornata che vi faccio vedere versione palestra, cioè cosa mangio quando voglio allenarmi. Quindi un'alimentazione molto ricca, molto proteica. Voi mi avete chiesto anche di farvi dei vlog in palestra, non so se vi può piacere, perché tante di voi sono interessate a questi argomenti, quindi io adesso vi lascio al video. Mi raccomando, se vi piace mettete un bel pollice in su e iniziamo subito con una fantastica colazione. Buongiorno Molly, guardate che belle queste foglie, favoloso. Eccoci qua, pronti per la colazione abbondante, perché come sapete è il pasto più importante della giornata. Quindi bisogna avere l'energia per far tutto. Allora qua c'ho i miei amati pancake dorati, che non solo quelli là dell'ultima ricetta, ma è una nuova ricetta, una nuova versione, sono sofficiosi. Pensate che li ho fatti ieri sera e sono ancora super super morbidi. E se volete vi faccio il video anche di questa ricetta, che è veramente buonissima. Io sperimento sempre cose nuove, invento sempre nuove ricette. Sopra ci metto il mio amatissimo yogurt di soia, questo qua che vi ho detto che adoro troppo, e alcuni di voi mi hanno detto che non vi piace, ma io lo adoro, che ci posso fare? A me piace anche a mia sorella. Ora ancora ci metto la mia cremina al cacao, che è questa qua che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video, precisamente quella ricetta di quella colazione merenda con i pavesini al cacao. È la stessa modalità di preparazione, semplicissima, con il cacao. E casomai vi lascio quel link così potete andarle a vedere. La verso sopra così. Ah, poi mi sono dimenticata un'altra cosa, aspettate un momento. Poiché questi qua sono troppo pochi per me, vado a metterci anche un po' di yogurt, questo qua di greco, yogurt greco. Quindi me lo metto vicino e me lo mangio appunto per accompagnare il tutto. E quindi continuo a versarci su la mia cremina al cacao buonissima. E poi ho preparato da bere questi due, che io mischio sempre assieme, lo sapete. Quindi verso nel bicchiere un po' di latte di soia, che è molto proteico, e un po' di latte di cocco, questo qua, che è buonissimo e adoro tanto tanto tanto. Quindi ho aggiunto anche il caffè nel latte e lo andrò a bere accompagnato da questa bella ciotolona di cereali, perché vi ho detto che faccio una bella colazione abbondante, mi servono molti carboidrati e proteine perché oggi mi vado ad allenare. E quindi mangerò tutto questo, poi mangerò questo latte con dentro questa ciotolona di cereali. Ho messo le bacche di goji, che adoro e fanno tanto tanto bene, e ho messo anche qualche nocciola, che serve un po' di frutta secca la mattina, serve molto come spezzafame. Quindi buon appetito a me. Ah, ho dimenticato di farvi vedere nello specifico che questi qua sono i fiocchi di kamut. Io li mangio spesso come cereali appunto tuffati nel latte o nello yogurt, però mangio anche quelli di riso, riso soffiato, farro soffiato, kamut soffiato. Costano poco, li trovo al supermercato, sono buonissimi e saziano tanto tanto. Per pranzo invece ho preparato già i piselli, che ho fatto andare semplicemente in una pentola con acqua, cipolla, e poi alla fine ho aggiunto sale, pepe e olio crudo.
Appunto per pranzo oggi voglio fare questo, voglio accompagnare il tutto con questo mix di cereali, di riso, farro e orzo che vi abbiamo mostrato in uno degli ultimi video dei prodotti da supermercato, shopping bio che abbiamo fatto io e mia sorella, e appunto questo qua l'abbiamo comprato al Conad ed è molto buono perché è un mix di, appunto, di riso, farro e orzo, quindi ci sono tante tante fibre, guardiamo i valori nutrizionali, ci sono abbastanza anche proteine, ci sono non solo carboidrati ma anche proteine e ci sono tante fibre, quindi mangiamo questo qua. Ecco qua per pranzo questo bellissimo piatto con appunto i cereali, mix di riso eccetera che vi ho fatto vedere prima, e poi qui abbiamo i piselli fatti con la cipolla, poi c'è anche Molly che va di là. E poi qua c'è del pollo fatto con salsina, varie spezie, curry, questo è l'alloro. Questo è un bel piatto grande, guardate le dimensioni, è molto molto, quindi una quantità bella abbondante. Tanto tanto riso, la parte predominante quindi di carboidrati, questo mix di cereali. Il tutto con un bel filo di olio extravergine di oliva a crudo, ecco qua, pronto per mangiare, buono, sano e leggero. Buon appetito! Ecco qua finalmente la merenda, per merenda una merenda molto molto proteica, i miei tortini al cacao proteici, sono una specie di muffin troppo troppo buoni che, se volete, vi faccio il video, sono semplicissimi da fare, cioè veramente io li preparo poco prima e li faccio, li preparo e me li mangio perché non ci vuole nulla, insomma, quindi sono facilissimi e velocissimi da fare, cosa importante. Sono bollenti e li ho appena tolti dal forno, adesso li vado a togliere da questi stampini e vedete io ho quattro mani, ragazze, ho anche poi vari tipi di tonalità di smalto rosa. Eccoli qua, estratti dai stampini, sono buonissimi, ragazze. Poi vicino bevo una tisana. Di solito il pomeriggio mi piace tantissimo bere la tisana, come sapete sono molto molto amante, sono anni che ve lo dico che sono molto molto amante delle tisane e adesso sto amando questa qua, cioè oggi ho fatto questa, domani ne farò un'altra, dopodomani un'altra perché ho il mobile pieno di tisane. Questa qua piace tantissimo, tisana silhouette, caffè verde, tè verde, lavanda, è molto drenante ed è buona buona, è nuova questa qua, eh? Io subito le vado a comprare appena le fanno. Ovviamente sono sani e leggeri, senza ingredienti dannosi, senza burro, lo sapete già. E sono molto molto proteici, quindi fanno benissimo mangiati sia a merenda che colazione prima dell'allenamento. Se volete il video di questi qua fatemelo sapere nei commenti, mettete un pollice in su che ve lo faccio, ci voglio veramente pochissimi minuti. Ecco qua, finalmente la cena, per cena un bel minestrone che abbiamo fatto bello caldo caldo, così ci riscaldiamo in queste belle tazzone. Queste praticamente sono tazze ciotole enormi che ci va tanta tanta roba dentro, non so se si riesce a capire. Dove le comprammo queste qua? Da My Sound Wound. E qua dentro ci ho messo tante tante verdurine, poi ci ho messo anche i piselli, poi ci ho messo il pomodoro, poi ci ho messo anche il peperoncino, il pepe in grani, il finocchietto, un po' di spezie. Molly, ma che vuoi? C'è Molly che piange perché vuole il minestrone. E adesso mangiamo questo e poi vi faccio vedere anche il secondo. Ci riscaldiamo, buono buono, sano, ricco di vitamine che fanno tanto tanto bene. Adesso che è inverno ci vuole il minestrone. Ecco qua, questa meravigliosa pizza, praticamente vari gusti. Pizza margherita, pizza con le patatine, pizza marinara, pizza con i friarielli napoletani e poi questi qua che sono dei mini panini che praticamente cosa c'è dentro? Sempre friarielli? Friarielli, scarola, varie cose. Qua ci sono anche dei salumi, è vero? Sono mini panini prosciutto crudo, super invitanti. Adesso ci pappiamo tutto. Questa con le patate proprio, oh, super invitante, ma anche questa, vabbè. Buon appetito!